Allora, possiamo cominciare il convegno, la consultazione in psicoterapia, diagnostica e progettazione di intervento per l'adolescente, il giovane adulto e l'adulto. Purtroppo Stefano Cirillo non può partecipare per un malore non grave che ha avuto, che però gli impedisce di essere qui con noi. Stefano, oltre a presentare il suo modello, avrebbe fatto da chairman, diciamo, sì, e lo sostituisco io, Giovanni Ruggero. Ma i protagonisti sono, al posto di Stefano Cirillo, Anna Maria Sorrentino, anch'essa chiaramente l'equipe terapeutica di ricerca di Mara Servini Palazzoli, anch'essa è corresponsabile della scuola di psicoterapia Mara Servini Palazzoli, insieme anche al terzo corresponsabile Matteo Selvini, che hanno pubblicato recentissimo nel 2016 Entrare in terapia, le sette porte della terapia sistemica. Ma il primo relatore è Sandra Sassaroli, di orientamento cognitivo, nella scuola di psicoterapia Studi Cognitivi di Milano, è autrice di vari libri anch'essa, l'ultimo è Il Rimuginio con Gabriele Caselli. E poi il terzo relatore, Fabio Vanni, psicologo e psicoterapeuta, vice direttore della scuola di psicoterapia con adolescenti e giovani SPAG della SIPRE di Parma, nonché direttore di ricerca psicoanalitica, la rivista, e docente di psicologia clinica all'Università di Parma. Recentemente ha pubblicato Clinica psicoanalitica della relazione con l'adolescente. La struttura dei vari interventi, il primo è quello di Sassaroli. I tre relatori hanno tre spazi ciascuno. In mattinata, appunto, Sassaroli, che adesso comincia. Ognuno dei tre relatori presenta un caso per mezz'ora, quindi nel caso di Sandra dalle 9:30 alle 10, gli altri due discuteranno il caso per un'altra mezz'ora, un quarto d'ora di ripresa e replica da parte del relatore, di colui che presenta il caso, e infine interventi dalla sala. Il tutto fino alle 11:15, dove ci sarà la pausa. Dopo la pausa, stesso formato, però l'autore sarà Fabio Vanni, con i due gli altri due che rispondono, la risposta del presentatore del caso e poi i vostri interventi. Pausa pranzo e infine Anna Maria seguirà ancora lo stesso pattern, lo stesso modello. Quindi, praticamente ho tempo fino a oggi pomeriggio per trasformarmi in Stefano Cirillo, non ho il cravattino, ma voglio solamente dire a mia discolpa che io non conosco il caso, quindi come voi improvviserò la discussione. Insomma, sono dispiaciuta di questa fregatura che vi tocca, ma così è la vita. Allora, poi vediamo un po' come fare. Sì, abbiamo tempo. Ora di oggi pomeriggio avrò letto tutto quello che Stefano mi ha mandato. Bene. Va bene, abbiamo recuperato tempo durante l'introduzione, quindi Sandra Sassaroli inizia in perfetto orario la presentazione del caso, integrata inoltre con un video. Quindi vabbè, lascio la parola a Sandra. Grazie Giovanni, grazie di questa occasione. Che per la prima volta, lo diciamo da tanto tempo con Anna Maria Sorrentino, per la prima volta unisce alcune scuole di terapia che discutono amichevolmente, adesso ci picchieremo con dei bastoni, di casi e di punti di vista diversi sui pazienti. Io volevo cominciare con il video, che è una simulata estremamente artigianale, al punto tale che la mia attrice, che non so se è presente, a un certo punto mi ha colto di sorpresa e mi sono messa a ridere, veramente sarà carino da vedere. Lei viene qui, mi ha chiamato un collega psichiatra dopo un ricovero per un trattamento sanitario obbligatorio che è durato 3 settimane e mezza. Mi racconti
Che è successo? Ho avuto questo trattamento perché un giorno ero molto stanca, non tolleravo più niente e la mia decisione era quella di finirla, sostanzialmente. E il problema è che è intervenuto il mio medico di base e quindi mi ha portato qua in ricovero. Io ero andata su questo ponte. Ecco, me lo racconti meglio. Io ero andata su questo ponte perché non ce la facevo più. Avevo veramente il desiderio e il bisogno di allontanarmi da tutto e tutti, di staccare, di andare via. Non tolleravo più questa situazione. E come è questo evento ponte? Me lo devi raccontare meglio. Io avevo parcheggiato la macchina, mi ero camminata un pochettino lungo questo ponte, sono arrivata ad un punto che pensavo potesse essere forse il punto ideale e mi sono proprio arrampicata per vedere quanto era distante dall'acqua. Il fondo e quanto era distante dall'acqua e se quello poteva essere il modo giusto per farlo oppure no, perché ovviamente anche su questo non potevo essere sicuro. Cioè, mi spieghi meglio? Nel senso che avrei potuto sbagliare anche questo aspetto e quindi farmi del male semplicemente senza poi alla fine concludere niente. Ok. E quindi lei è salita sulla ringhiera, ha guardato e si è fermata dubitando se era il modo giusto, la cosa giusta da fare. Assolutamente sì. Perché ha detto sbagliando anche questo? Perché mi sembra che io di giusto non faccio mai niente. Ma questa cosa ha a che fare con quello che l'ha portata sul ponte? Ma sì. Cioè? Sì, sì, perché comunque sono giorni e giorni e giorni dove io sono tormentata dallo studio che abbiamo preso con mia sorella e non so se è la scelta giusta, se andremo da qualche parte, se abbiamo buttato via dei soldi inutilmente. E quindi questo è proprio una cosa che mi sta tormentando, infatti non stavo neanche più uscendo, non ci stavo neanche più andando. Quindi è come se lei era tormentata sul ponte ed era tormentata di queste sue scelte dello studio. Sì, poi ovviamente non tutte le cose vengono una alla volta, per cui oltre a mia sorella si era aggiunta anche mia mamma e quel giorno lì, quindi io non ce l'avevo più fatta. Cioè, mi può dire questa cosa? E con mia mamma, anche con lei, è una lite continua, perché quello che mi va detto è di guardare le bambine, ma di mia sorella, peraltro. Avevo anche altre cose da fare, non stavo bene, devo guardare la bambina, non potevo guardare lei. E quindi lì ti continua perché sembra che io sono il posto dove tutti possono chiedere, buttare cose, ma io alla fine non ce la faccio. Quindi mi sembra che ci siano tante cose, cioè c'è la disperazione nel ponte, ma c'è anche la preoccupazione di non farlo bene, e poi c'è la preoccupazione per lo studio, che non vadano bene le cose come lei vorrebbe. E poi c'è anche l'irritazione con sua madre. Assolutamente sì. E se noi dovessimo dire le emozioni di questi stati diversi che lei mi ha raccontato, quali sono? Questo profondo, la tristezza assolutamente. Proprio. Diciamo la tristezza finale del ponte. Sì. Quando dubito sono continuamente agitata quando dubito, continuamente agitata. Ed è una cosa che lei fa frequentemente. È costante. E quando... Beh, dubiterà anche lei, no? Io? Mi ha colto di per sprovvista. Non tutti dubitano, no, non dubito molto. Quindi ci possiamo poi lavorare. Sì. Perché non sta chiedendo? Perché volevo sapere se poteva essere interessante per lei il mio caso. Sta chiedendo le assicurazioni? Sì. Le carte? Di continuo. Di continuo. Di continuo.
Andiamo avanti che devo finire questo lavoro di capire un po' cosa abbiamo. Sì, sì, quello che vuole lei. E questo evento con la sua madre e le sue sorelle, lì che emozione c'era? Rabbia. La rabbia. Quindi abbiamo rabbia, abbiamo preoccupazione, agitazione e abbiamo depressione. E tutto è successo prima e insieme a questo evento del ponte. Ma al di là di questo pezzo, diciamo più della tristezza e della disperazione, il pezzo dei dubbi, lei mi ha detto che ce l'ha avuto tante altre volte nella sua vita. E anche il pezzo perché non era d'accordo con sua madre. Era la prima volta o con le richieste delle sue sorelle? Oppure capitava altre volte? No, è capitato altre volte, capita sempre. Quindi se noi dovessimo dire oggi, come prima cosa, la funzione del ponte, qual è? Io volevo allontanarmi da loro, da me, da tutto e tutti, volevo staccare, non volevo più saperne niente. Non mi bastava più il letto, non era più sufficiente chiudere la camera, basta. Ma questa cosa di allontanarsi è una cosa che, anche questa è una cosa che era la prima volta che accadeva o era presente in altre circostanze? Non così forte, però in altre circostanze sì. Cioè? Da sempre, anche quando facevo l'università, quando andavo a scuola, dopo l'università, avevano dei momenti in cui io mi chiudo, mi metto a letto, sto in camera, non voglio più sentire di niente nessuno. Perché? Non ce la faccio. Perché? Perché sono una poveretta. Ah, questa è però la spiegazione. Cioè, ci sono alcuni momenti in cui lei si pensa come una poveretta e quello che fa è che vorrebbe chiudersi o si chiude. Sì. Beh, insomma, qualcosa c'era. Possiamo mettere le slide? Io devo stare in piedi perché non vedo, se no non vedo. Ok, questo è il caso. In realtà sono un po' di slide e la parte principale è come mi sono organizzata diagnosticamente, perché era anche la missione della giornata di oggi. Ecco. Quindi vi parlerò della scelta di non seguire l'ovvio percorso psichiatrico di una paziente che stava meditando un TSO sopra un ponte, dando valore alla diagnosi di funzionamento che emergeva dalla concettualizzazione del caso e dalla testistica e anche della mia sensibilità clinica di fronte a queste oscillazioni che in qualche modo vi abbiamo fatto vedere durante la seduta. Oggi la paziente ha 35 anni, è consulente legale e la prima visita è del febbraio 2014, adesso la terapia è in conclusione, la vedo mensilmente per controlli. Problema presentato, arriva con questa diagnosi di depressione maggiore e la richiesta è questa: gli ultimi 2 mesi difficili, duri, mi hanno fatto scendere in un pozzo nero, non vedo via d'uscita, non ce la farò mai, sono triste e non vedo speranze. Quindi questo è il pezzo depressivo che lei sbatte sul tavolo del clinico. Un mese prima c'è questa vicenda del ponte che forse non devo dilungarmi perché è stata ben per caso nel momento in cui lei è sul muro del ponte, chiama il suo medico di base, la sente in uno stato confusionale, la va a prendere e le fa un TSO. Ok. Altri problemi presenti: insonnia, angoscia e incapacità a concentrarsi, pensieri ossessivi, che ho fatto vedere bene, ho indagato sui dubbi, di incapacità, incompetenza, fallimento, catastrofi, dubbi ininterrotti, agiti impulsivi, soprattutto in famiglia, perché la rabbia nella relazione con me, dove non è in famiglia, la agisce molto indirettamente, molto da passiva. È stato un attimo, ci ho pensato, come farlo lo so, passerà, io alla morte ci penso tanto. Sull'argomento dice, non lo vedo come la cosa peggiore, sì, piangeranno un po', ma io in qualche modo mi sono tolta da questa vita che non riesco a affrontare. Lo vedete che anche nei pensieri suicidari c'è un pezzo di togliersi, che è sicuramente un segnale che va colto. Si dichiara apatica e in realtà il rallentamento psicomotorio appare evidente. Sta molto a letto, piange, non vuole alzarsi, sta interi weekend a letto. La ruminazione appare pervasiva, con idee di autosvalutazione. Non sono intelligente, non sono in grado di affrontare le difficoltà della vita.
io non sono, o sono perfetta come voglio o non sono, mi odio, sono una bambocciona. Sensi di colpa, ci sono persone più sfortunate di me perché lei è figlia di un dirigente molto benestante e invece io sono un peso nella società, ha idee di rovina, il mio futuro lo vedo nero, morte, io alla morte ci sto pensando tanto, il pensiero di suicidio quando viene è costante. Gli aspetti di rabbia e ruminazione rabbiosa esistono nel contatto con la sua famiglia, per il resto agisce la rabbia in modo passivo e anche con me. Noi adesso vi dico solo due slide sulla concettualizzazione. Tre temi su cui noi lavoriamo, della minaccia, del disamore, dell'indegnità, e tre piani, evitante prudenziale, prescrittivo, immunizzante. Il sintomo e l'esordio non rappresentano altro che la crisi di uno dei piani. Questo. Primo tema, questo è un ABC, tipica tecnica cognitivo-comportamentale. Sono con mia sorella, discuto di soldi, non ce la faccio, B, il belief, non ce la farò mai. Sono una poveretta, fallirò tutto. Tristezza, ansia, rimugino un sacco su queste cose, che è il C comportamentale. Secondo tema, sono con le mie nipoti a giocare, non mi vale, le sorelle mi chiedono sempre di fare la babysitter, non lo voglio fare, rabbia e tristezza, telefono e mi lamento e dico che mi sono stufata. Piano, controllo tutto, che è il piano prescrittivo, controllo tutto, metto tutto a posto, devo fare, non posso mai sbagliare in una prestazione, e controllante nell'area relazionale, manipolativo e seduttivo, e nella relazione con me spesso non mi dice le cose perché dissimula, temendo che io l'abbandono o la giudichi male. Prudenziale, evitante, quando Giovanna si mette a letto non si alza più, dorme tutto il giorno e non affronta la giornata. Cosa è successo? Il piano che è andato in crisi è che lei, cominciando a lavorare, si è reso conto che non riusciva a finire i compiti perché temeva di sbagliare. A quel punto si bloccava e si fermava. Siccome noi i test li facciamo, la testistica, vedete sotto, gravi sintomi depressivi, una moderata tendenza a rimuginio e di preoccupazione patologica che si misura con un test, presenza di perfezionismo patologico, che vuol dire avere orrore di poter fare degli sbagli, presenza di forti difficoltà nella regolazione emotiva, che è interessante, non è di tutti depressi, presenza di ruminazione rabbiosa e depressiva. Quindi lei passa un sacco di tempo a pensare cose negative, di tipo ansioso, di tipo depressivo e di tipo rabbioso. Questo è abbastanza evidente. Di fronte ai problemi pensa che sono troppo grandi per lei. Presenza di tendenze disfunzionali al problem solving. Questa è un po' una testistica d'appoggio. Nella SCID arriva la diagnosi pulita di disturbo ossessivo compulsivo di personalità, che mi ha aiutato perché all'inizio era tale la depressione che non era evidentissimo. Sembrava un incidente l'aspetto controllante. Ok. Mi piacerebbe tenere tutto, i libri, il liceo, dell'università. Adesso ho smaltito un po' di cose. Il padre, importante dirigente, caotico, assente, uomo dalle alte aspettative, ma squalificante con questa specie con lei che era la piccolina. Sminuente in modo sistematico e arrogante, specie con Giovanna, non vale niente, non ce la farai mai. E anche molto assente. Poi nel corso della terapia il padre a un certo punto muore di un tumore, di una fase terminale di un tumore. Madre, fragile, scarsa, sembra gentile, io l'ho vista una volta perché l'ha accompagnata, scarsa affettività e scarsa autorevolezza, gentile al contatto ma induce sensi di colpa e manipola tutti i figli per tenerli vicini e controllarli. Se non ci fossi stata a casa con lei a proteggerla, temevo che sarebbe successo un finimondo. La paziente e le sorelle maggiori passano il tempo a occuparsi della madre, che non soffra, che non stia sola, che non stia male. Due sorelle molto impulsive, pochissimo vicine alla paziente, estremamente critiche con la paziente. Un ex fidanzato, l'unico amore della mia vita, dal quale si è separata perché pur dicendo di amarla non riesce a ingaggiarsi realmente con lei perché dice: io mi fidanzerò con te veramente dopo 10 anni di storia, quando sarò diventato ricco, e quindi procrastina l'impegno e lei dopo una decina d'anni si è anche un po' stufata. Nell'infanzia, questo è un dato importante,
vengono riportati ricordi di mostruose liti genitoriali. Lei mi racconta sempre queste sceneggiate nella Casa al Mare, alle quali la paziente presenziava volontariamente perché se non ci fossi stata temevo che sarebbe successo un finimondo. In particolare una volta la lite è stata così violenta e dura che lei è rimasta in mezzo cercando di pacificarli, temendo che si uccidessero. Questo era, lei aveva 10 anni quando succede questa cosa. Si ricorda, i genitori non sono mai separati, si ricorda il senso di responsabilità, il terrore, la sensazione che la colpa di un'eventuale aggressione o divorzio sarebbe stata la sua e che non era riuscita a salvarli, a farli ragionare. Giovanna riferisce che il controllo, dichiara che il controllo nei rapporti, per cui lei non si lascia andare ma controlla tutto, nasce e si stabilizza nella relazione coi genitori, tentando di mettersi sempre in mezzo per impedire disastri mortali, il destino della sua vita. Il controllo nelle relazioni le serve anche per ottenere rassicurazioni che le vogliamo bene. La paziente, all'inizio della terapia, convive ancora con i genitori, in quanto dipendente economicamente. Devo soggiacere, fare per lei cose che non ho il tempo di fare, passo il tempo a fare i servizi alla mia mamma, lo vivo come un obbligo. Mamma è pesante, le cose devono essere fatte sempre come dice lei. L'emotività espressa, noi abbiamo un modo in famiglia di stare insieme che lei mi racconta, molto distruttivo. Prima rompiamo tutto, spacchiamo tutti i vasi e poi li rimettiamo insieme. Ma questo è massacrante. È sempre stato pesante essere la figlia di, la moglie di. Il problema fondamentale era mio padre. Il termine qualificante è ambiguità e aggressività. La paziente ha tentato per anni di diventare magistrata, ha fatto 3 volte il concorso, che è il massimo limite, senza riuscirsi perché doveva imparare tutto a memoria e voi sapete che è impossibile. E quindi attualmente sta iniziando questa carriera da consulente legale, con estreme difficoltà perché non riesce a concludere un compito senza temere che ci sarà qualche errore di cui la rimpugneranno e che la distruggerà. La ragazza come si presenta a me? È bella, simpatica e chiacchierona, seduttiva e vogliosa di piacermi. La sensazione al contatto è di un'oscillazione tra queste attitudini solari insieme a domande improvvise che hanno lo scopo di mettermi in difficoltà. Ma lei mi ha ascoltato l'ultima volta quando io le ho detto? Ma si ricorda cosa abbiamo detto 3 sedute fa? E come quello che abbiamo detto 3 sedute fa fa il match con quello che mi sta dicendo adesso? Con momenti di pianti e tristezza e autocommiserazione. Questo è stato abbastanza difficile nella terapia, queste oscillazioni continue. Da un lato io mi sento sulle montagne russe, perché c'è una richiesta di aiuto fatta con disperazione e pianti. Anche lei mi abbandonerà. Poi, mimitizza, solo lei può salvarmi, cara dottoressa. Dall'altro, ininterrottamente messa alla prova. E infine spinta continuamente a rassicurarla che ci tengo a lei. Come una bambina. Quindi la sensazione è di una donna di 35 anni che ha delle modalità relazionali da bambina. Il tutto oscilla all'interno di una seduta di 50 minuti. L'invio era per depressione e io ho delle perplessità, perché nel contatto con lei ci sono troppe oscillazioni in seduta per credere alla depressione. Quindi questa è la mia prima bussola ed è anche forse perché ho scelto di raccontarvi questa casa. Una depressione è un'altra cosa. Chi li ha visti sa che non sono mai seduttivi e non hanno mai voglia di essere assicurati. Giovanna è poi molto concentrata sulle liti con le sorelle, mi sbatte questo davanti, è molto meno consapevole delle aree ossessive, che non riconosce come presenti, non sa che rimugina, anzi pensa che è il suo modo di risolvere i problemi. Io vedo gli aspetti ossessivi evitanti e quindi c'è tutto un problema dell'avvicinamento della seduta tra la domanda, nella terapia tra la domanda e quello che io realmente vedo, cosa che capita con pazienti che creano difficoltà a noi terapeuti. Quindi abbiamo 3 elementi, un rischio suicidario e un TSO con una richiesta di terapia della depressione da parte dei curanti, una personalità ossessiva ed evitante e comportamenti di disregolazione emotiva. Come mi sono orientata? Ho cercato di non cadere nella trappola della depressione e delle pressioni dei medici curanti, quindi ho cercato di fermare i medici curanti.
condividere le ipotesi sul funzionamento ansioso e ossessivo con lei, e questa cosa ha richiesto un sacco di tempo, perché lei veramente non sapeva che quello era il suo problema, ma chiedeva aiuto per un'altra cosa. Renderla consapevole dell'ansia, dell'ossessività e del perfezionismo che le impediscono di operare in modo efficiente, e poi, dopo tanto rimuginare, è triste. Quindi questo è come lei funziona. La prima parte abbiamo lavorato sull'evitamento. Sto a letto e piango. Viene letto come ansia, evitamento, e non come depressione organica. In questo viaggio lei ha anche cambiato, a un certo punto, un anno e mezzo dopo, i medici curanti, perché era curata a Pisa. Quando Giovanna sta meglio, per 3 volte, questa è stata la crisi, in 2 anni, di fronte alle alte aspettative di non sbagliare mai, e se avessi sbagliato, emerge il problema della rigidità, dei dubbi, del timore di sbagliare. A quel punto si blocca, si mette a letto, evita di affrontare i problemi e si presenta come una depressa. Attivazione comportamentale. Abbiamo fatto all'inizio un sacco di lavoro di attivazione comportamentale, si alzi la mattina, almeno mezz'ora, cioè tutta una cosa di riabilitazione, di esporsi maggiormente alla giornata, che quando lei è arrivata faceva ben poco. Ok? Durante questa lunga prima fase abbiamo anche operato sugli aspetti di controllo relazionale che lei metteva in atto con me. Cercava uno psichiatra di nascosto e non me lo diceva, che gli confermasse la depressione. Mi blandiva, l'adoro dottoressa, ma scusi se vado a cercare un altro psichiatra. Molto difficile, quindi, in questa paziente è stato lo spostamento da depressione a ansia e la consapevolezza del rimuginio e del perfezionismo condivisa con lei come problemi e non come le soluzioni che lei metteva in atto da tutta la vita. La diminuzione dei piani di evitamento e controllo fa sì che a un certo punto, quando lei riduce l'evitamento, riduce il cantrello, aumenta mostruosamente l'aspetto rimuginativo. E quindi a quel punto noi abbiamo fatto in coterapia un intervento di 6 sedute con Giovanni di un trattamento che sono delle tecniche per la riduzione del rimuginio di Adrian Wells. E lei ha avuto un parziale miglioramento, perché il rimuginio viene riconosciuto come un fenomeno che non corrisponde a chi veramente io sono, e quindi si può fare un distanziamento parzialmente, perché lei ancora adesso ogni tanto dice mi è venuto in mente che non valgo niente, ecco. Una volta che è diventata meno ansiosa e ossessiva, meno dubbi, meno stare a letto, meno controlli, meno manipolazioni e meno evitante, affrontiamo il problema della rabbia e delle esplosioni di violenza in famiglia. Abbiamo usato per la disregolazione emotiva un modello doppio setting DBT. Questa cosa qui lei l'ha fatta 2 volte, quindi ha fatto 6 moduli, perché all'inizio ha fatto fatica a entrare, poi è entrata, ed è stato alla fine molto utile per far sì che lei potesse affrontare le sue emozioni depressive, ansiose o rabbiose senza averne una tale paura che tutto era trasformato in rimuginio. La parte più difficile e dolorosa della terapia sono stati 3 lunghi periodi depressivi che generavano un'ansia e una preoccupazione forte nell'ambiente familiare, negli amici e in me. E se invece fosse una depressa maggiore e io mi sto sbagliando e lei si butta dal ponte? E questa cosa è una cosa che è stata abbastanza impegnativa in questo caso, che è durato 2 anni. Ho utilizzato quindi un intervento integrato quando la paziente è uscita dai piani evitante ossessivo e ha presentato gli aspetti ruminativi, la disregolazione, nella seconda fase della terapia. Il rischio che mi sono presa di mutare la diagnosi si è dimostrato proficuo in questo caso, anche se ho torturato il mio gruppo di supervisione svariate volte per essere aiutata a tenere duro. E arrivavo strisciante al mio gruppo di supervisione chiedendo aiuto e chiedendo se mi stavo sbagliando. Ho finito, grazie. Anche un po' di più, adesso siamo in anticipo. Sì, io faccio sempre prestissimo. Se riusciamo, cerchiamo. Vado io. Sì. Decidete voi. Sì, ci siamo accordati.
Ecco, sì. Allora, a parte non perdo tempo, ma penso che sia davvero necessario parlare dei ringraziamenti per essere qua, per essere riuscita a costruire insieme questo assetto di lavoro, perché insomma mi sembra veramente un valore importante. Noi siamo nella condizione, lo dico anche questo un po' come premessa, di non conoscere a nostra volta i casi antecedentemente, quindi siamo un po' nelle vostre stesse condizioni, no? Di vedere per la prima volta il filmato, il racconto, eccetera. Questo ci mette in una condizione, secondo me, interessante, di rapporto molto diretto, no? Con la realtà e con l'impatto che ha in questo momento per noi. E che la posizione in cui io ho pensato, insomma, di mettermi rispetto a questa situazione, ma è un po' la stessa che in un certo senso immaginavo quando sarò io poi a presentare il caso, è di provare a utilizzare questo momento come una sorta di aiuto, no? Che può essere dato o naturalmente, quando toccherà a me di presentare il caso, richiesto ai colleghi, no? E di quindi ai colleghi e ovviamente al pubblico, insomma, a chi vorrà contribuire, perché appunto mi sembra un'occasione, no, per imparare, ecco, delle cose su quello che noi portiamo. Quindi sulla base di questo, diciamo, entro adesso un pochino magari più nel merito delle cose che ho colto. Partirei da una questione importante che tenderei a pormi in una situazione di questo genere, ma che vale un po' in generale, cioè visto che il tema di oggi è la consultazione, io credo che una delle cose che mi sembra importante come obiettivo chiave della consultazione è quello in qualche modo di uscirne, e poi magari dirò qualcosa su questa parola, con una definizione provvisoria di un assetto di lavoro. Cioè, mi sembra che questo per me è l'obiettivo fondamentale, cioè di capire in qualche modo sia chi può partecipare al processo terapeutico con questa persona, tenendo conto naturalmente delle variabili, cioè dei vincoli che già esistono nell'assetto precedente, quindi se esistono ovviamente altri professionisti, eccetera, eccetera, e sia invece rispetto al contenuto del futuro percorso terapeutico eventuale, anche in qualche modo mi pare che la consultazione debba anche servire a dare degli orientamenti sulla direzione da prendere. Sapendo anche, e questo è, mi pare, una cosa che emerge anche nel caso che ci ha portato Sandra, che poi nel tempo queste cose variano e che quindi non tutto si capisce all'inizio, no? E che quindi nel tempo inevitabilmente e correttamente, quando noi capiamo un po' di più o abbiamo delle ipotesi da sviluppare magari in una certa direzione, questo ovviamente ci può portare a variare anche questo aspetto dell'assetto. Quindi quello che mi sembra interessante è interrogarsi su in che direzione devo andare. Una cosa che mi ha aggiungerei è che dal punto di vista della questione, diciamo, diagnostica, no, io do abbastanza per scontato che non esista una morbilità, diciamo, singola, ma che la comorbilità, o se vogliamo una configurazione della personalità che tenga dentro vari assetti, diciamo così, che tenga dentro vari stili, varie cose, è la norma. E quindi sono, per esempio, poco interessato a definire in termini on-off, credo anche Sandra probabilmente, ma lo dico perché
è un tema che potrebbe essere oggetto di riflessioni ulteriori oggi, a capire se una persona è dentro una categoria diagnostica o nell'altra, immaginando che normalmente sarà dentro a due o tre. E che quello che mi interessa è l'ordine in cui queste cose stanno in quella persona lì. E quindi ovviamente le tematiche, appunto in questo caso per esempio depressive, ossessive o compulsive, a me interessa capire in che rapporto stanno fra loro, e quindi in che senso questa persona organizza la sua esperienza in questi, per esempio, due modi, no? E magari anche in altri. Allora, da questo punto di vista, quindi una cosa che mi sembra che vada messa in luce nei contenuti proposti, ovviamente questo era un'attrice, insomma, no? Quindi non è la persona reale, ma trattiamola come se lo fosse stata una persona reale. Per esempio, io aggiungerei alle osservazioni che faceva la collega tutta una serie di aspetti che riguardano il tema della corporeità e dell'essere dentro a quella relazione, a quel contesto, diciamo così, in questo caso del colloquio con Sandra, che è la parte che abbiamo visto, e in che modo ci stava, no? In termini anche corporei. Mi sembra un elemento importante, quindi per esempio, quando dico corporei mi riferisco al colorito, mi riferisco alla rigidità del movimento, mi riferisco alle strozzature nel tono di voce, mi riferisco a tutta una serie di aspetti, diciamo, anche paraverbali, ma anche proprio relativi alla corporeità vera e propria, che mi sembra che siano spesso molto indicativi, diciamo, da questo punto di vista. Quindi su questo, per esempio, mi interessava capire, no, che spazio potrebbe avere questo aspetto nel modello, no, che voi proponete, quanto viene tenuto in conto, proprio anche in una parte iniziale, insomma, di come il corpo sta sulla scena della relazione terapeutica, sostanzialmente. Un secondo aspetto è quello della forse maggiore sottolineatura, è stato detto, ma lo metterei in luce, ci sono degli aspetti di relazionalità della paziente che riguardano, per esempio, questa visione relativa alla faticosità dei legami familiari che lei porta, e alla tematica dell'abbandono e quindi in un certo senso alla conseguente richiesta di rassicurazioni anche col terapeuta, e poi tutta la tematica di questa relazione di coppia, appunto in un certo senso non conclusa, no? Non portata a compimento, ma anzi che ha portato a un abbandono, eccetera. Questo aspetto qui forse è un aspetto che anche in relazione alle tematiche della cura, appunto, mi sembra particolarmente strategico, no? Che venga considerato. Un aspetto, non ho preso il tempo, non so se ho tempo ancora un po', ecco, un aspetto che invece non so se ho capito bene, ma mi piaceva capire di più, è questa questione del rimuginio, no? E della ecco, allora, su questo aggiungo un pezzetto che vedremo anche nel lavoro che io proporrò, e che mi pare anche che si lega un po' a quello che dicevo all'inizio. Molto spesso i nostri processi terapeutici non sono condotti da una persona sola, ma sono condotti da più persone, no? Questo mi sembra una cosa davvero che, per esempio, forse 20 anni fa non avremmo detto, no? E che invece oggi è assolutamente presente, certo in situazioni più gravi particolarmente, ma spesso anche in situazioni magari non sempre così gravi. Quindi l'introduzione, per esempio, in questo caso, no? Di un collega che fa una parte sul rimuginio, una tecnica specifica, o la parte farmacologica, eccetera, ovviamente fanno parte di quello che è appunto il processo complessivo. Specificamente su questa tecnica mi interessava capire perché mi è sembrato, da quello che tu dicevi, che ci fosse un tentativo, diciamo, in qualche modo come di utilizzare l'idea che il rimuginio è qualcosa che è sentito, noi diremmo, come ego distonico, no? Come qualcosa di estraneo, diciamo così, per espellerlo ulteriormente, per tenerlo fuori. E questo, per esempio, è una perplessità che ho, perché invece io tenderei a pensare che
questa questione, diciamo così, che poi possa avere a che fare con tematiche dissociative o che abbia a che fare, diciamo, con semplicemente un meccanismo cognitivo, diciamo, di controllo di quello che lei sente, eccetera. E in un certo senso invece io tenderei a lavorare in senso opposto, cioè tenderei a lavorare verso un'integrazione, verso un collegamento di questa parte che mi pare che potrebbe essere significativa in termini di contenuti, eccetera, eccetera, pur capendo che con una persona che ha uno stile, diciamo, ossessivo, insomma, bisogna farlo con molta, con grandissima attenzione. Ecco, però questo mi sembra un elemento che mi piacerebbe capire, no? Se è così, ecco, se c'è il tentativo, ecco, di tenere fuori maggiormente. Sì, ecco, forse qualche altra cosa mi piacerebbe capire sulla parte del terapeuta, o comunque, come noi diciamo, del sistema terapeutico, no? Perché hai accennato, e anche questo l'ho trovato un elemento di forte condivisione, al fatto che appunto il sistema terapeutico non è fatto da una persona sola, ma non solo ha accanto qualcuno che fa magari dei pezzi, delle cose, come abbiamo detto prima, ha dietro un sistema di supervisione, no? E quindi degli spazi di condivisione, no? Che in qualche modo rimandano anche a come il terapeuta sta dentro, soprattutto nel tempo, ma io dico ovviamente fin dall'inizio, no? Ha una relazione di tipo terapeutico, e quindi mi interessava capire, insomma, anche come, quanto questa cosa venga inclusa poi nella visione teorica, perché naturalmente sempre, ma diciamo se stiamo sul caso in questione è abbastanza evidente, una situazione di questo genere attiva delle cose di natura personale del terapeuta, la paziente addirittura lo chiede proprio, sollecita proprio, insomma, sei uguale a me, ecco, oppure no. Ma anche se non lo facesse, ovviamente l'incontro con un'altra persona sollecita delle cose, e allora siccome noi ovviamente lavoriamo molto su come il paziente è, no? Su come noi lo vediamo in quel contesto, mi interessava capire qualcosa di più su come viene magari teorizzata la presenza del terapeuta, che valore ha, e come questo aspetto, diciamo così, viene poi utilizzato in un certo senso, anche questo aspetto relativo all'emotività, no? E alla soggettività del terapeuta, venga messo in campo sostanzialmente. Mi pare che sia un po' tutto. Grazie. Maria. Ecco, allora io ho cercato di vedere questo brano che ci ha portato Sandra, immaginandomi di essere al posto di Sandra. E ora vi voglio proporre il tipo di pensieri che mi sarebbero venuti, anche se ho percepito come molto faticoso per svolgere questo compito il fatto che la paziente fosse impersonata da un'attrice, che quindi io non avevo tutta l'importante segnaletica, come già ha detto il dottor Vanni, della corporeità. Segnaletica che per me è molto importante, muove le mie risposte nell'incontro, cioè io mi sento agita dall'incontro e stimolata anche e specialmente non solo dalle parole che il cliente mi dice, ma da come me le dice e da come sta nella seduta con me. Se però mi figuro questo, anche se è qualcosa che nella mia pratica clinica non accadrebbe, perché io non mi troverei mai come prima istanza di consultazione con una paziente suicidaria senza avere contemporaneamente qualcuno del suo gruppo familiare disponibile a portare un contributo, ma se mi capita per caso una cosa fuori dalla mia pratica clinica, io penserei alla domanda
come prima guida per sapere come pormi nella relazione. La domanda della paziente non è una domanda sulla depressione. La domanda sulla paziente è una domanda che la paziente porta in primo piano, è una domanda sul suo sentirsi in situazioni inadeguate, che dove riceve delle interazioni con i suoi familiari e con le circostanze di vita, per cui non ci sta dentro, cioè non, sente che non sono appropriate per lei, che la fanno star male. E da questo punto di vista io apprezzo molto la tecnica che Sandra mostra nel filmato, e cioè una tecnica molto puntuale, non si accontenta di frasi fatte, ed è qualcosa che noi dobbiamo sempre imparare, lo dico agli allievi della mia scuola. Noi siamo affascinati dal grande affresco familiare, e questo spesso ci porta a lavorare meno puntualmente sugli episodi, sugli esempi, sugli stati d'animo che il paziente in genere ci porta. Allora, questo lavoro è un lavoro apprezzabile, mi sembra molto, molto una guida, no? In un piccolo esempio noi troviamo il funzionamento della persona, troviamo la sua autenticità. E invece la perdiamo quando spingiamo troppo rapidamente sulle cause e sulle trasmissioni intergenerazionali. Stante questa premessa, che per me è abbastanza importante, mi sembrerebbe significativo il fatto che la paziente mostra anche in seduta, anche questa povera attrice cerca di farlo capire, che c'è un'oscillazione tra stati d'animo molto polarizzati. Da stati d'animo di rabbia, irritazione, intolleranza, a stati d'animo di svalutazione, depressione, e fino appunto ai temi degli agiti suicidari. Allora, questa, dopo la domanda, che è una domanda oscura, la paziente non è in contatto con se stessa, e il lavoro di Sandra di portarla in contatto non è fluido, non perché Sandra non è fluida, ma perché lei fa fatica ad agganciarsi su questo processo, mi farebbero subito andare nella direzione di ipotizzare che questa paziente ha avuto un attaccamento disorganizzato. Poi Sandra ci ha dato gli episodi, e cioè questa particolare condizione di bambina terzogenita, che è lei che assume il compito, a differenza delle sue sorelle maggiori, di gestire la crisi dei suoi genitori. Un'operazione di questo genere, dal mio punto di vista, cioè essere messa in questa condizione o essersi candidata a questa condizione, che tuttavia le è stata permessa, sua madre non ha detto vai in camera tua, lasciaci in pace, e neanche le sue sorelle le hanno detto vieni fuori di qui, vieni, vai via, andiamo di là, andiamo in cortile, non so, io fare qualche cosa. La mancanza di questo mi fa pensare che abbia nella sua disorganizzazione le sia stato permesso di assumere un ruolo speciale. Le è stato in qualche modo configurato addosso un habitus che non era appropriato alla sua età e alla sua condizione. E questo ha dato le premesse di una caduta col tonfo di temi traumatici, perché no, lei ha percepito sicuramente, quando stava lì a fare il direttore del traffico, un'ingiustizia, e una però che si è giustificata come una propria specialità, che la metteva in condizioni di essere utilizzata dalla coppia coniugale. Allora, l'attaccamento disorganizzato e il reperimento dei nuclei traumatici che dobbiamo sempre cercare quando noi siamo in presenza di una disorganizzazione,
La paziente la riferisce a quando ha 10 anni, che dal mio punto di vista è tardi per fare un pasticciotto come questo. E quindi mi dovrei immaginare che andrei a guidare la paziente su ricordi precedenti, cioè com'era, a parte la crisi, com'era il rapporto che lei, di fiducia, di affidamento, a chi si confidava, con chi portava un brutto voto, non so, o raccontava della difficoltà con le sue compagnette. Insomma, andrei sul versante infantile precedente i 10 anni, perché quello non mi basterebbe. Penso che una bambina si metta nei guai a star lì a dirigere il traffico perché ha un passato che pesa e la elegge e la costringe in una posizione impropria per dover avere questo tema del riconoscimento, perché questa qui doveva una terzogenita con una famiglia combinata così, è con tutta probabilità praticamente invisibile. E quindi lei cerca di acquistare una visibilità. Come vedete, le mie riflessioni sono riflessioni da familista. No, peraltro ognuno di noi ha una famiglia anche, e anche Sandra non può farne a meno di pensare in termini familiari anche quando non li vede. Infatti, se per caso le capita la madre della paziente che l'accompagna in studio, subito la sbircia. Perché è un tema molto, diciamo, importante nella vita della paziente, no? Dopo vi farò vedere quello che ha montato Stefano, che io non so neanche che caso è, ma lo leggo nell'intervallo, e vedrete che procediamo con questo pensiero nella mente, no? E che peraltro non esclude di poter imparare gli uni dagli altri. Per esempio, io imparo da Sandra la precisione con cui la guida a vedere come sta, cosa prova in un episodio contingente, no? La sua dimensione di guida alteregale. A me è anche molto piaciuto che Sandra, quando la paziente fa un riferimento a lei e al dato temperamentale, non fa una piega. Cioè, dice, non proprio, insomma, una questione, diciamo, con una gestione di, cioè consente alla paziente l'esperienza abbastanza speciale di essere un pari, cioè uno con cui si dice, sì, io ho quel carattere lì, e tu che carattere hai, no? Senza indugiare, ma senza neanche schermirsi o rifiutarsi, no? Consentendo alla paziente di credere che la figura di affidamento che nella terapia la guida è una figura imperfetta. L'ossessione della perfezione che caratterizza la vita di questa ragazza viene messa sul piano dei fatti in una dimensione di umanità, ecco, che è sempre una grande positiva caratteristica dell'incontro, no? Noi siamo arricchiti da tutte le persone che incontriamo, siamo cambiati, siamo valutati e giudicati, siamo nella mischia e scendiamo nella loro mischia ogni giorno, modificandosi. Mi è molto anche piaciuto quello che dice Vanni del fatto che nessuno è un terapeuta da solo. Io mai, ho sempre i miei due uomini lì. Ma che è stata un'esperienza fantastica, perché sono materialmente attori con me e questo offre delle sfaccettature e delle possibilità diversificate, non solo di pensiero del terapista, ma anche di pensiero della famiglia. Cioè, non accade infrequentemente che i due terapeuti la vedano in maniera diversa e offrire una visione diciamo multipla, da profondità, e permette alla famiglia di pensare in termini evolutivi, di scorci imprevisti e di solito inutilizzati. Io dove sono come i tempi? Stiamo anticipando sempre di più i tempi. Ah, e quindi cosa devo fare? Appunto, io direi che ho finito. Io adesso devo rispondere. Sì.
se volete si può parlare dalla sala, se no io posso dire due cose io. Dille. È prevista quello... una tua risposta e poi dalla sala. Dopo se vi vediamo, perché sì. Noi da qua dovete capire che non vediamo niente e anche sentiamo male, una cosa orrenda. Non vedere niente, le smorfie che fanno, meno male. È meglio, no, io preferivo vederli, ma pazienza. Va bene, allora, due cose la domanda sul corpo io faccio fatica anche a capirla, perché è talmente evidente per me che un clinico è lì col suo corpo e quindi che è capace di comprendere, diciamo, al naturale e interpretare l'interazione tra i corpi, le menti e le emozioni che ha davanti, che son d'accordo. Cioè, infatti, ad esempio, per me è stata sempre una guida anche in questo spostamento diagnostico, perché io ho avuto grandi insistenze interne sulla responsabilità e esterne. Lei era curata innanzitutto aveva fatto altre terapie ed era curata da tanti anni per depressione maggiore, quindi con un certo tipo di farmaci, e ho fatto una gran fatica dentro di me a rendermi conto che non mi tornava come si muoveva con me, che si metteva a ridere, poi mi voleva sedurre e poi si metteva a piangere con una fontana. Cioè, e questa cosa qui, io sono d'accordo con te, questi aspetti cosiddetti di paraverbali io ne tengo conto, forse non l'ho tanto teorizzato, però credo che faccia parte del bagaglio di un buon clinico ben formato. Questo, io so che adesso esistono nuove terapie su questo, tutte a partire che l'innesco e il corpo, per un clinico ben formato è, secondo me, giusto. La cosa più interessante mi sembra l'obiezione di Vanni sul rimuginio. Perché? Perché è chiaro che questo è il senso comune della terapia. La terapia è che se tu hai cattivi pensieri, devi capire perché c'hai questi cavolo di cattivi pensieri e andare a vedere da dove vengono, come sono formulati. Mentre esiste tutto un processo di ricerca estremamente importante, del tutto fastidioso, ma tremendamente efficace e innovativo sugli aspetti ruminativi, che vengono considerati come processi altro, cioè con un sacco di esercizi per distanziarci dal nostro rimuginio, che sono molto importanti per pazienti nell'area dell'ansia, della depressione. Cioè, non vuol dire che se ho un pensiero depressivo, io quel pensiero rappresenta me stesso in toto. Io posso lasciare il pensiero lì e occuparmi di altro. Ecco, questa cosa, ad esempio, adesso, per dirvi, il protocollo efficace per la fobia sociale che da 20 punti di efficacia la CBT è questa terapia metacognitiva, che è quasi tutta su questo aspetto di individuarlo, distanziarli, lasciare il pensiero da solo e vai altrove, come lasciare in un campo da tennis quelli che giocano, ti volti e vai via. Ed è chiaro che questo non è tutta la terapia, quindi sono d'accordo con Vanni, ma in pazienti così rimuginative può essere un tool. Ad esempio, con lei è stato utile. Lei arrivava dicendo, sì, mi veniva questo pensiero, poi l'ho lasciato da solo. Cioè, può essere un tool che noi applichiamo abbastanza nel nostro gruppo di lavoro. Poi Vanni mi chiede, una situazione di questo genere attiva cose nel terapista? Sì, io sono stata, ho dovuto resistere alla sua seduttività perché mi stava troppo simpatica, e anche tenere sempre vivo l'attenzione a tenermi lontana dalla paura per quando lei non stava a letto per giorni e temevo che si facesse male. Ecco. La domanda, l'osservazione, come viene teorizzata la presenza del terapista e come viene utilizzato, anche questo credo che anche questo non è proprio nella tradizione cognitivo-comportamentale, ma un buon terapista sa cosa sta facendo, è un po' la domanda di prima, sa cosa sta facendo in terapia e come sta in terapia e la funzione che ha in terapia, che è una funzione mutativa, e credo che su questo, con mezzi diversi, siamo tutti d'accordo. Mi piace molto che Vanni, perché è una roba, ha ragione lui, che 20 anni fa non l'avrebbe detto nessuno, che pur venendo da una tradizione psicodinamica capisce e valorizza che si può attingere a
multisetting. Ecco, questo è molto più facile nella terapia familiare che nella tradizione, avere tante persone dentro, avere il supervisore che citofona, queste cose le conosciamo. Però anche nel mondo psicodinamico, che si capisca che a volte con pazienti complessi non siamo costretti a fare tutto, è molto importante. Tant'è vero che io dico sempre ai miei allievi, non prendetevi nel vostro piccolo paese chiudendovi nel garage da soli, fate degli studi grandi e ragionate insieme, perché sennò può essere anche rischioso. Anna Maria, non mi troverei con una paziente suicidare senza avere questo, io lo capisco come funzioni, e effettivamente è un'osservazione di cui tenere conto. Io avevo la madre, io l'ho vista le prime due volte che l'ho accompagnata, poi non l'ho più vista fuori, ci ho parlato, l'ho invitata, l'ho salutata, così. Però sicuramente ho letto anche il vostro libro, la strutturazione che voi fate, infatti io ho detto a tutti i miei allievi di comprarlo, perché la strutturazione che voi fate in modo fine dell'entrata in terapia è un pezzo che viene da voi che secondo me è interessante. La seconda cosa sull'attaccamento, sì, è una tua interpretazione, io trovo che sia anche questa interessante. Io non lavoro ipotizzando, non lavoro più, l'ho fatto per tanti anni, io scrivevo di attaccamento negli anni 90, non lo faccio più. Io sull'attaccamento, ormai da quando ho il mio modellino della Libet, parlo di temi dolorosi, ma non mi rifaccio agli aspetti di attaccamentisti, perché mi aiuta di più il concetto di tema doloroso. Sono d'accordo che lei è stata probabilmente messa in mezzo con questa sua responsabilità, la bambina non vista, la sua responsabilità. Però questo è un lavoro che è stato fatto, cioè è stato fatto tutto un lavoro di toglierla in individuale, di toglierla a dover fare la guardiana dei figli, delle sorelle e la guardiana della mamma che non sapeva che fare, che stava sola. Questo lavoro è stato lungo, non complesso come l'aspetto ossessivo, perché lei è principalmente un'ossessiva, e questa cosa con la sua seduttività quasi te la dimenticavi, no? Il lavoro più difficile per me è stata farla rendere conto che non è obbligata, se fa una cosa, a farla perfettamente, e se no si mette a letto. Ti dico una piccola cosa. Sentendo questo commento che tu fai, specialmente riguardo l'attualità, cioè a guardare i bambini delle sorelle, io penso che lei sia stata, non si sia candidata come sarebbe se fosse una parentificata, non si è candidata a fare questi mestieri, è stata coercita. No? È stata, sì. Ecco, e quindi questo è probabilmente perché le sorelle maggiori, a me le persone che interesserebbe vedere sarebbero le due sorelle maggiori, sì. Cioè come, quelle lì come funzionano? Perché appunto secondo me è la risultante della costrizione a cui lei è stata sottoposta che la porta ad essere così irritata e a sentire così forte il tema reattivo, per cui anche l'ipotesi suicidaria la vedrei in una luce, non solo mi sottraggo ma li castigo. Le sorelle non sono una risorsa per me, lei non è... No, ma sarebbero una risorsa diagnostica, sì, sì, sì. No? No, chiaro. Il problema che abbiamo avuto con le sorelle è che sono state sempre una presenza sminuente, violenta contro la mia paziente, e l'operazione che io ho fatto è stata un'operazione di distanziamento, cioè diciamo quando si fa il lavoro sulla giusta distanza. Con queste sorelle qui, questi cognati qui, qual è la giusta distanza? E questo coso è stato un lavoro nella parte, diciamo, finale della terapia abbastanza impegnativo, e sono d'accordo con te, quindi sono abbastanza d'accordo su questo. Lei non lo voleva fare, era il suo modo di essere vista, e poi se pensiamo sì, anche... Però si sentiva male, si sentiva non sfruttata. Le piaceva per niente. Sì, sì. Infatti lei lo fa e borbotta, lo fa e borbotta, lo fa e si incavola con le sorelle. Infatti adesso che si è sganciata, il problema che abbiamo, adesso che la vedo così di rado e che lei sta così meglio, è che lei in realtà in questa famiglia così grave non ha trovato un modo per avere poi un rapporto con loro, perché loro, quando lei non ha più fatto la babysitter, perché loro sono sposate con figli, in qualche modo l'hanno dismissed,
l'hanno maltrattata e criminalizzata, non sono state una risorsa, perché io adesso magari però non sono sempre la voce della femminista, sì, non sono state aiutate comprendere, certo, le proprie gelosie, la malinterpretazione, sì, delle vicende familiari, cioè questo è il punto di vista di quelli che vedono la famiglia, no? Sì, sì. No, cioè, no, ma certo, io prendo, certo, queste ragazze, gli racconto la storia del Cappuccetto Rosso e magari qualche cosa salta fuori, sì, sì, loro no, di migliore, ecco, di più recuperato. Sì, questo è interessante. Il nostro mestiere è cercare sempre di fare in modo che la mente adulta, che è molto diversa dalla mente infantile, prenda in carico la propria dimensione infantile e la accompagni verso un'evoluzione, no? Cioè questo, anche queste donne reagiscono ancora con gelosia e con irritazione verso di lei, magari se ci pensano questa operazione, sì, può un pochino modificarsi. Sì, lo so, questo è probabilmente l'approccio salvifico dei sistemici che alla fine salvano, sì, sempre. Certo, però certo, la mamma invece, per chiudere, la mamma il percorso l'ha fatto. Cioè alla fine oggi lei ha posto all'inizio una barriera, ma la sua mamma adesso è rispetta meglio, molto di più gli spazi di lei, poi è morto il marito, si sta trovando il suo spazio, ha le sue amiche, quindi è anche meno richiedente e invischiante, anche se il suo assetto rimane manipolativo. Sì, certo. Va bene, mi sembra di aver risposto. Sarebbe carino magari accendere le luci? No, le luci sono già accese. Ah, questo è il massimo con cui vi vediamo, ombre, va bene. Le luci sono fatte apposta per gli spettacoli di opera lirica in cui il cantante giustamente non vuole essere distratto. Il nostro caso è differente, però queste sono le luci del teatro. Forse però prima di passare potrebbe esserci una ulteriore risposta di Vanni. Casomai più che una risposta, avevo un'altra cosa che prima ho dimenticato e che è la questione dell'ABC, nel senso che ho pensato anche su questo a una similitudine significativa, nel senso che io credo che su situazioni in qualche modo in cui c'è una discontinuità, non parliamo poi di quelle traumatiche, ma comunque dove ci sono dei momenti, come succede fra l'altro spessissimo, di incrinatura anche abbastanza repentina di un equilibrio, la questione dell'andare a stare molto dentro a questa cosa qui, analizzarla in modo molto approfondito, è una cosa che per esempio anch'io faccio regolarmente. Faccio una battuta, ho avuto in tirocinio un allievo della scuola di studi cognitivi di Modena, credo, che fra l'altro con cui ho avuto un ottimo rapporto, e ho chiesto a lui se mi dava un manuale su come veniva fatta questa cosa. E appunto leggendo queste cose ho trovato che in un certo senso io facevo qualcosa di molto simile senza chiamarlo ABC, perché fammi un esempio, mi faccio un esempio, sì, cioè di stare su esatto, su quella situazione lì in modo approfondito, ecco, mi è sembrata una cosa importante che poi è presente davvero in tantissime forme di terapia. Forse mi verrebbe da dire addirittura, anzi, è una delle cose iniziali che si fa maggiormente in quelle situazioni. Io partirei, non dico da lì, ma insomma comunque una delle robe da cui potrei partire, eccetera. Questo era.